Ok. Bene, allora buongiorno a tutti. Sono Andrea Cason e collaboro appunto con Vinitaly per quella che sarà la parte di Mixology, una parte che è già partita qualche anno fa, una startup che piano piano fa i suoi primi passi e cerca di crescere ovviamente in un mondo molto interessante che è quello appunto degli spirits, quello della miscelazione. E che appunto vogliamo che sia presente, vogliamo che sia presente diciamo in un ambito come quello di Vinitaly, che sicuramente è molto interessante. Qui con noi oggi abbiamo dei super personaggi di Verona e provincia, ovviamente, che già sono immersi nel mondo della mixology. Chi per un motivo, chi per un altro motivo, ma sempre la connessione, appunto, il mondo della miscelazione, e che oggi vorrei presentarvi anche perché Verona ovviamente non è solo vino, nonostante la grande tradizione, ma è anche appunto spirits, liquoristica e miscelazione. E appunto per questo abbiamo voluto coinvolgere alcune delle realtà che esistono appunto sul territorio veronese, alcune produzioni liquoristiche di nicchia, ma che hanno ad oggi alcune situazioni già portato il loro brand, il loro prodotto oltreoceano, e altri invece che ovviamente sono alle prime armi, quindi diciamo o alle prime esperienze, nonostante, perché le prime armi non è vero. Però magari che sono approcciati alla produzione appunto di liquori, di spirits da meno tempo di altri, ecco. Quindi facciamo una carrellata veloce, dopo ovviamente vi passerò la parola così racconterete un po' quella che è la vostra esperienza, come è nata, qual è stata l'ispirazione e quello che state producendo attualmente. Ora, andiamo ovviamente prima da Elisa, quindi Elisa, vai, raccontaci di te e di quello che è il tuo progetto presente da un bel po' di anni, o no, Elisa? Ciao a tutti intanto. Sì, allora, i liquori delle sirene sono nati circa, diciamo, un'idea 8 anni fa e nasceva. Beh, Si sente poco, Elisa, sai? dite poco, provo Sì. a vediamo Prova ad se avvicinarti un pochino, ok. meglio, alzo un po' la voce. Sì, perfetto, perfetto, adesso è un po' meglio. Allora, beh, vi stavo raccontando un po' di me, perché appunto i liquori delle sirene nascono circa 7 anni fa, anche se poi però, diciamo, la parte storica di quello che è questo progetto nasce prima di me, perché io non ho fatto altro che portare avanti qualcosa che era già insito nella mia famiglia per la grandissima passione e tradizione che abbiamo con le piante. Quindi questa è una cosa che ho riscoperto e ho deciso di riportare. Coniugando quello che è stato poi la mia esperienza e diciamo, le metodologie che ho acquisito, soprattutto dalla parte paterna, e trasformarle poi in quello che sono quello che io faccio attualmente. Quindi sono stati 7 anni molto intensi, perché appunto sono partiti 7 anni fa, quando appunto con un prodotto che tra l'altro era assolutamente nuovo, perché ho iniziato con quello che poi è diventato il prodotto che noi abbiamo più conosciuto, che è questo bitter dorato. Quindi ho coniugato sostanzialmente quello che è il mio mondo di appartenenza, quindi quello delle erbe e quello della tipologia produttiva dei liquori, con quello che è il mondo della vita, perché è molto importante raccontare anche da dove viene il prodotto, perché quello che io ho fatto è stato usare le piante che sono tipiche del territorio, e poi utilizzare anche delle piante che sono tipiche della nostra liquoristica. E l'ho fatto cercando di essere più coerente possibile con quella che è la filosofia che appunto mi è stata tramandata, cioè la naturalità. Quindi è stato molto interessante cercare di evitare questo tipo di scorciatoia. Quindi la filosofia fondante è quella di non utilizzare mai, per nessun motivo, coloranti o additivi o aromi nei fiori naturali. Questa è stata una grandissima sfida, perché ovviamente non è facile, e quindi questo è quello che diciamo, ho fatto
diciamo, nel mio percorso la parte più caratterizzante. Adesso, da quei piccoli passi di 7 anni fa, siamo saltati oltreoceano, quindi ho fatto appunto questo passo. Diciamo che le sirene, si chiama sirene perché tutti i veronesi conoscono la baia delle sirene, quindi voi sapete che cos'è, meglio di altri, perché appunto è il luogo che i veronesi raccontano e ricordano per essere un luogo molto particolare, con questa baia meravigliosa. Si sono fatte delle feste in quella baia. Esatto, tutti ricordano soprattutto le feste della baia delle sirene. E quindi noi abbiamo attraversato un po' di mari, le sirene hanno trovato le loro strade, quindi siamo andati su un mondo che è quello... americano, il mondo asiatico, e abbiamo fatto un po' di storia. E adesso siamo in crescita, ovviamente. Quindi da 7 anni con il primo prodotto, giusto? Che era il liquore? Sì, diciamo che è un bitter, proprio lo chiamo bitter dorato, ve lo faccio vedere come capite. Perché come vedete il colore è un colore assolutamente naturale, quindi la caratteristica è proprio quella, non usiamo caramello, questo è fondamentale, di essere un bitter dorato. Quindi questo bitter dorato poi ha, come posso dire, incantato, per usare una parola coerente con il brand, i bartender, e l'ha fatto in Italia e l'ha fatto anche all'estero. E poi sono nati altri prodotti proprio sulla stregua di questa filosofia, quindi è nato poi l'amaro, il tanto amaro che utilizza le botaniche del lago, come lo fa anche il bitter usa per esempio le foglie di olivo, le foglie di cipolla. Poi invece abbiamo, per quanto riguarda il tanto amaro, delle botaniche diverse, abbiamo il mungo garda e abbiamo altre piante che diciamo coniugano dal turistico italiano. Quindi sono caratterizzati dalla rabarbaro, dalla genziana, dall'arancio soprattutto. E poi gli ultimi due nati sono questi due, diciamo, fratellini. I bimbi, esatto. Nuovi nati. Sì, questi sono due cose completamente diverse, perché in questo caso coniughiamo anche il vino del territorio. Quindi sposa un po' il concetto, se vogliamo, del mondo del vino. Perché sono anche comunque una famiglia di estrazione, quindi ho messo insieme tutti i punti. E sono nati questi due prodotti che si inseriscono nel mondo dell'aperitivo. E anche questo, che è stata la mia sfida più grande, la più fatica enorme che ho fatto, perché questo è un rosso naturale. Noi non usiamo coloranti chimici. Quindi questo è un rosso che comunque si inserisce veramente nel mondo completamente naturale, seppur usando quello che è un colore particolare. Quindi sono due cose completamente diverse da quelle precedenti. Io sono una sperimentatrice, quindi mi piace scoprire cose nuove, mi piace sperimentare cose, diciamo, diverse nel mondo delle piante usando la tecnica della macerazione. Quindi inizio a macerare le erbe in maniera separata, poi faccio dei blend, mi filtro e poi aggiungo un po' di zucchero e i prodotti nascono così. Quindi sono tutti prodotti che comunque si inseriscono nel mondo della miscelazione, perché si usano per miscelare, alcuni invece vengono bevuti anche da soli per nostro consumo italiano, prettamente l'amaro si sposa questo tipo di consumo, mentre all'estero l'amaro, soprattutto negli Stati Uniti, viene miscelato, perché abbiamo delle culture diverse anche quando noi proponiamo i nostri prodotti, perché il made in Italy ha un grandissimo valore che però si deve... affrontare un tipo di consumo che non è esattamente quello nostro e con gusti diversi, palati diversi, e quindi questa è un po' la sfida di chi apporta in Italy, però inserendosi in mondi che già esistono con consumatori diversi. Chiaro, chiaro, anche perché percepito comunque della liquoristica prodotta in Italia, io penso che comunque nel mondo sia un qualcosa che si leghi appunto alla qualità, giusto? Percepito. Percepito nel mondo che i prodotti italiani siano tra i migliori nel mondo, indubbiamente. Italia e Francia sono due paesi che per tradizione noi ereditiamo centinaia d'anni di L'eccellenze sono, l'eccellenze. italiane sono conosciute nel mondo. Ovviamente siamo trainati dalla cucina, ma siamo trainati in seconda battuta dal vino. Il mondo ci conosce perché
mangio italiano, vivo italiano, e devo dire che il mondo della turistica non è solo storia passata, ma è storia futura. Fantastico. Tantissimi lavori. Fantastico, grazie Elisa per la presentazione. Poi torno anche da te per qualche domandina un po' più specifica. Allora, beh, 7 anni a questo punto io andrei per ordine cronologico. Vediamo chi è che ha sforato i 7 anni per la prima produzione? O meno? Ci avviciniamo con te, Raffaele? Sì, Vai, allora. più o meno di poco. Dai, passo la palla a te, andiamo per anzianità. Grazie mille. Innanzitutto grazie per avermi invitato e è bello vedere tante facce amiche qua sul cellulare tutte insieme, quindi ciao, ciao a tutti ragazzi. Mi sentite bene? Assolutamente sì. E vabbè, allora, tanti ci conosciamo tutti quanti e ho la fortuna di avere tanti di voi anche come clienti nei miei locali ed è sempre stato un piacere. E sono cliente anche vostro in altri ambiti o comunque per quello che riguarda le vostre produzioni, è una cosa che mi fa molto piacere. E vabbè, noi ci conosciamo tutti, noi produciamo Vermouth Volume Primo da qualche anno e questa è una bottiglia della prima produzione del 2017 ed è stata la prima produzione che avevamo fatto diciamo con tutti i crismi presso la distilleria Quaglia. Prima di allora veniva prodotto da noi, ma in maniera, diciamo, clandestina, se così vogliamo dire, ecco, non consone a tutte le procedure. Ma adesso è tutto a posto, giusto? Adesso, dal 2017 è tutto a posto, sono orgoglioso di dirlo. Sì, assolutamente, assolutamente. È stato un lungo sviluppo della ricetta, cioè, sono voluti quasi 2 anni alla fine. E poi siamo riusciti ad avere quello che secondo noi era un vermouth che ci piacesse innanzitutto e per noi a quel tempo rappresentava una necessità perché lo sviluppo di ricetta è nato nel fine 2014, avevamo aperto da meno di un anno l'archivio e in quegli anni i locali i cocktail bar a Verona non erano moltissimi, diciamo, o meglio, ce n'erano, ma lavoravano in determinati modi. Allora, noi cercavamo un vermouth, ma a suo tempo non c'erano molti vermouth presenti sul mercato, i portafogli erano un po' scarni e quello che si trovava era abbastanza fuori dal nostro prezzo se volevamo fare americani a 5 euro, che quello era il prezzo a suo tempo, diciamo, ecco. Servire un americano a 8 euro nel 2014 sarebbe stato un po' fuori luogo per noi almeno. Fuori mercato E anche. sì, assolutamente, assolutamente. E allora ci siamo ingegnati perché detto, ma a noi piaceva come categoria il vermouth in ogni caso perché fa parte della storia italiana, è un ingrediente fondamentale per i drink che noi preferiamo, quali l'americano, il Negroni, ma anche un Manhattan. E allora ci siamo messi un attimino a lavorare su alcune ricette e su alcuni stili di fare vermouth, perché non lo nego, io e il Tommo ci siamo sempre ispirati anche al vermouth spagnolo, che è una. Tommo e Tommaso, 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 Tommaso Jekyll, il mio socio, che salutiamo ovviamente. yes. Assolutamente, purtroppo non poteva essere con noi stamattina per un impegno, ma lo salutiamo e insomma io e Tommaso ci siamo sempre ispirati al vermouth spagnolo anche come costume, come uso più che necessariamente come ingrediente. Quindi il vermouth è in grifo, il vermouth bevuto liscio per aperitivo e l'unica cosa abbiamo sempre ritenuto che il vermouth spagnolo ha una carenza di qualità nell'ingrediente principale che è il vino. Bellezza del vermouth di Torino è l'utilizzo di uve molto più nobili, anche a resa diversa rispetto a quelle spagnole. C'è un costo diverso nella produzione, ovviamente. E allora abbiamo deciso di fare questo vermouth spagnolo
spagnolo o mediterraneo, come noi lo chiamiamo, però andando ad utilizzare quelle che sono le caratteristiche di produzione del vermouth di Torino, e l'abbiamo affidato ovviamente a Federico Ricatto, che è il master vermutista di Quaglia, del quale io ho un grandissimo rispetto, e ci ha aiutato molto anche lui a sistemare la ricetta in modo che potesse essere stabile innanzitutto, perché comunque il vermouth, se non viene lavorato bene, ha dei problemi di stabilità, poi in bottiglia dopo qualche mese viene fuori un'altra cosa, ed è un problema se si vuole avere un mercato, ecco. E poi anche a livello di produttivo, insomma, ci ha aiutato a magari togliere qualcosa che non era necessario e a semplificare, un lavoro un po' di semplificazione della ricetta che ci ha aiutato molto a trovare l'identità di questo prodotto, onestamente. E noi da subito, in realtà, il nostro progetto era quello di farlo solo per autoconsumo, cioè solo per il nostro locale, che a quel tempo era solo archivio, e vari eventi che magari facevamo. E abbiamo avuto la fortuna di conoscere degli importatori fantastici in America, che sono tutto il team di Skernick, che è un'azienda fenomenale basata, che è base a New York e opera adesso in tutti gli stati d'America. E loro sono famosi per essere importatori di vino, selezioni fantastiche, ma da svariati anni hanno un portafoglio spirits veramente spettacolare, soprattutto per ciò che riguarda la parte di liquoristica italiana, ma anche prodotti di agave, perché in Messico fanno un lavoro fantastico, veramente delle stupende persone. E li abbiamo conosciuti come clienti, perché venivano al Vinitaly e venivano a bere all'archivio, e quindi gli è piaciuto il vermouth. Vinitaly crea nuove connessioni. Assolutamente. Sì. Nel nostro caso è stato proprio così. Sono venuti un anno, gli sono piaciuti i nostri negroni e ha detto, beh, ma scusa, ma non possiamo mica rappresentarti in America? Ho detto, beh, sì, perché no? Via, dale. E quindi no, il nostro è proprio un caso, oserei dire, fortuito, e anche una storia dove le amicizie fanno assolutamente bene, nel senso che senza aver nessun tornaconto da una parte all'altra, se non quello delle nostre aziende normali, abbiamo detto, ma a voi piace? Sì, allora via, andiamo. E da allora, sì, no, è stato molto carino. Allora, da allora lavoriamo negli States, che è il nostro primo mercato, anche se il mercato italiano è cresciuto tantissimo. Difatti adesso siamo dobbiamo aumentare le produzioni, non è facile. E pian piano stiamo aprendo altri mercati, Francia, Spagna, sud-est asiatico, se riusciamo quest'anno. Tommaso, il mio socio, parte settimana prossima per il Giappone, infatti, e vediamo magari di riuscire a fare qualcosa anche là, ecco. Non male, non male. Cioè, potrei anche accompagnarlo se ha bisogno di... so che tu sei un amante del davanti. Amo parecchio. Ascoltami, Raffaele, fantastico, una bellissima storia, e come anche quella di Elisa, quindi si parte da un progetto, una passione, si sviluppa e le connessioni poi creano proprio creano business, e quando arriva il business arrivano i problemi, quindi ampliare la produzione e rendere tutto più performante e uguale, perché poi io immagino che una delle cose, ma che poi magari affronteremo anche tutti insieme, sia proprio mantenere l'identità del prodotto anche con produzioni più grandi, no? Sì, che dice? Sicuramente. Giusto. Indubbiamente. Raffaele, nuovi progetti, nuovi prodotti? Ma allora, siamo in sviluppo per una ricetta di gin con il buon Alessandro qua presente, di zona della distilleria Zona B, che peraltro è a 500 metri da casa mia, quindi non avrei potuto scegliere diversamente. Esatto, no, poi è un bellissimo posto. E quindi stiamo sviluppando un nuovo gin e con lui, e poi siamo in sviluppo ricetta, in questo caso internamente, per un amaro e un bitter. Però, come per volume primo, siamo un po' lenti, e insomma, con calma,
Guarda, io reputo non lentezza, ma forse ricerca, no? Ricerca dopo la fine. È difficile essere soddisfatti sempre del prodotto che stai studiando, hai sempre mille domande che ti vengono dopo, ma allora ma se lo possiamo, potremmo trasformarlo un po' così, un po' cosa, cosa serve al mercato, tanti, tanti palti mobili che devono Chiaro. combaciare, ovviamente. Io reputo forse una caratteristica italiana questa cosa, nel fatto di ragionare molto sul prodotto finale per riuscire a dare sempre comunque il meglio e quello che uno poi vuole trasmettere, no? Che è proprio la sua chiave di produzione. Raffaele, grazie mille, un bellissima Grazie a voi. storia di te. E adesso dove siamo qua? Qua si parla di 3-4 anni. Chi è che è partito 4 anni fa? 3, 2, 1. Con uno ci prendi tutti, mi sa. Ok, dai, allora Con uno sì, arrivano i boccia, no? Come si dice in arriva di Veneto. boccia, anzi, però la nuova generazione Sì, che poi di non siamo più viaggiatori di tanto spirit. boccia, come vedi dai capelli, ma Vabbè, ma diciamo, parliamo a livello di startup, dai. no, Allora, dai, grazie a voi. Filippo e Francesco. Francesco, adesso mi parte il cervello. Filippo e Francesco, dai, andiamo, sentiamo la vostra esperienza, quello che state realizzando, dopo passiamo a Giacomo e ultimo, ma non ovviamente perché sei stato già introdotto da Raffaele, ma vedo delle cose fantastiche che a noi del settore piacciono tantissimo, degli alambicchi fantastici, quindi ti teniamo anche come parte tecnica, per ultimo. Va bene, vai. Allora, Filippo e Francesco. Allora, ragazzi, ciao a tutti. Intanto replico quanto ha detto Raffaele, è un piacere vedervi. Grazie dell'invito perché, come dicevo prima, siamo piccolini e è un onore essere al cospetto di altre realtà molto più consolidate e che sono state anche fonte di ispirazione perché giustamente conosciamo già Elisa, siamo clienti anche dei locali di Raffaele, anzi. È sempre un applauso a loro e a quello che hanno fatto e hanno creato negli anni. E noi, vabbè, siamo qui a rappresentare la Via Reante, che è un'azienda che è nata da pochissimo, parliamo di settembre 2021. Il nome è particolare perché, come ben sapete, siamo molto legati a un territorio particolarmente importante vicino a Verona, che è la Lessinia, e è molto più semplice di quanto hanno spiegato loro dei loro prodotti, nel senso che la nostra è una passione che nasce prima da quello che è il territorio, appunto, e da quella che è una zona che è molto cara a noi, alla nostra famiglia, rispetto a quello che è il liquido che contengono le bottiglie. E in particolare, Via Reante nasce nel 2021 come un tributo non solo al territorio, ma a quello che sono i nostri genitori, che sostanzialmente, fin da quando siamo piccini, ci hanno attaccato la passione per questa terra. A volte può risultare complesso da bambini seguire costantemente i genitori, si ha poca voglia, ma poi se la passione è attaccata bene, diciamo che torna più avanti con l'età. Come ha detto anche Elisa, effettivamente. Esatto. Posso chiedervi, i vostri genitori sono legati a questa terra in che modo? Allora, diciamo che ci hanno portati fin da bambini a viverla al meglio. Abbiamo imparato a sciare a bosco, io penso di aver passato più tempo a Sprea a cercare salamandre con il retino fatto con la calza della mamma rispetto a quanto tempo ho passato in giardino di casa ad Avesa. Quindi ci hanno attaccato, diciamo, questa passione portandoci d'estate, d'inverno in questa terra magica che è la Lessinia e quindi è rimasta abbastanza radicata in noi, ecco. Diciamo che, come dire, l'andare in Lessinia o andare in campagna, in montagna, era uno sfogo per i nostri genitori che magari, come dire, durante la settimana avevano altri impegni e nei Esatto. primi momenti liberi quello che volevano fare, trasmetterci, era quello di stare un po' più a contatto con la natura e con, come dire, le cose molto più manuali rispetto a quello che si faceva tutti i giorni della settimana. Quindi nulla a che vedere con gli alcolici, però diciamo Ok. che da buoni veronesi poi quello è subentrato. Da No, buoni a parte. veneti, da buoni veneti. Esattamente.
Allora, l'azienda, diciamo, come anticipavo prima, è piccola. Siamo partiti con il primo prodotto che è l'Antac, che è un amaro. Il nome anche qui è particolare perché, come anticipavo prima, il concetto è non solo bere qualcosa che si spera che sia buono e di qualità, anche riprendendo quanto detto da Elisa, zero presenza di elementi chimici, basso contenuto anche di zuccheri, niente coloranti, la filosofia è sempre quella. E dicevo, utilizziamo dei nomi particolari che sono in cimbro, che è una lingua che purtroppo sta scomparendo, quindi sempre legata al territorio lessinico, perché i cimbri sono una popolazione che deriva dalla Germania, che è scesa nel 1200, si è stanziata tra le varie zone in Veneto, perché non sono presenti solo in Lessina veronese, ma erano presenti anche sull'altopiano di Asiago, dei Sette, a Luserna in Trentino. E diciamo, è una lingua che appunto purtroppo sta scomparendo, quindi la nostra filosofia è far bere una cosa che si spera che sia buona, legandola a una lingua che sta scomparendo, di modo che ognuno possa ricordarsi, si spera, una parola di questa lingua. E a quello che è un territorio magnifico, che è la Lessinia appunto. Il secondo prodotto che è uscito da pochissimo, che è a dicembre, è un gin, è un distilled, e siamo in cantiere, come tutti voi, per altri prodotti. Ce ne sono due o tre sul tavolo che stiamo portando avanti parallelamente e vedremo quello che la spunta. Ecco, l'idea è arrivare a fine di quest'anno con un altro ancora, se ce la si fa. Con un terzo prodotto, quindi. Con un terzo prodotto della linea. E come dire, il modus operandi che noi abbiamo quando realizziamo i nostri prodotti è comunque è quello di partire da quelle che sono, come anche Elisa ha già detto, le botaniche che crescono spontaneamente. La Lessinia è un parco regionale dove, come dire, ci sono tantissime piante che crescono spontaneamente e noi abbiamo avuto la fortuna di imbatterci, come dire, in un libro che ha scritto un sacerdote a inizio del Novecento, che era il prete d'Asprea proprio, questa contrada, Don Zocca, appunto, che questa contrada in Lessinia. Lui, praticamente arrivando da un'altra parte della provincia veronese, nella sua sacrestia aveva iniziato a lavorare le erbe che crescevano spontaneamente nel suo giardino per creare dei rimedi contro quelli che erano i malanni di stagione o altre comunque problematiche di salute. E l'erbecedario, appunto, che è questa erboristeria che è nata dalle ceneri, appunto, di questi studi del prete d'Asprea, coltiva un giardino botanico proprio a Sprea, che è una contrada di Badia Calavena, e da lì noi, come dire, recuperiamo gran parte della sapienza dell'uso di queste botaniche che noi poi riutilizziamo all'interno dei nostri prodotti. Wow, Francesco, perfetto. Avete introdotto delle cose molto molto interessanti, che sono intanto quello che magari oggi si fa un po' di meno, quindi, o meglio, i genitori, no? Come nella cucina si cucinava con la nonna, effettivamente una volta, ricordo anch'io, i genitori ti portavano in montagna, ti portavano a pescare sul fiume Adige, pescando il famoso pesce ratto. Però, insomma, era effettivamente un contatto con la natura molto diverso, magari da quello che sono effettivamente le nuove generazioni di oggi, no? E questa è una cosa che vi siete portati avanti e secondo me è veramente interessante, perché poi la fate parlare appunto con i vostri prodotti. Un'altra cosa bellissima che ho sentito è che effettivamente l'ispirazione di chi poi ha anche iniziato per primo, come Elisa e Raffaele, vi ha dato anche l'input per partire con il vostro progetto. Quindi effettivamente chi parte per primi, i pionieri che magari sono stati ispirati a loro volta da altre persone, effettivamente crea un panorama poi nella zona molto molto interessante, perché fa parlare del territorio, e il territorio come le erbe, come il prodotto che poi andate a vendere fa conoscere il territorio al mondo, che è una cosa assolutamente necessaria, e che come in questi appuntamenti, spero che ce ne siano altri, è giusto raccontare. Quindi Filippo, Francesco, grazie mille. A voi. E a questo punto
Passiamo a Giacomo. Ciao a tutti. No? Buongiorno. Buongiorno a tutti, io sono Giacomo Berti. Noi siamo, penso, tra i più giovani perché siamo partiti 6 mesi fa come azienda. Quindi abbiamo beccato il giro giusto, dai. Sì, abbiamo 2 brand interni. Uno è Apificio Caput Mundi, che è questo flaconcino da 500 ml, e l'altro è Alchimia. Noi siamo partiti già con una gamma di prodotti un po' più estesa, quindi abbiamo 8 prodotti in totale, e siamo focalizzati sulla liquoristica classica in stile italiano. Abbiamo ripreso un po' la scuola di Luigi Sala, che è stato un grande liquorista, praticamente uno dei più importanti della storia. Lavoriamo anche noi con macerazioni lunghe, tutto in naturale, senza usare né coloranti né conservanti. E siamo in revisione di linea perché inseriremo dei nuovi liquori. E io come barman, ovviamente come molti di voi, ho iniziato a fare questa produzione pensandola a 360 gradi sul mondo della miscelazione. Quindi ho creato dei prodotti che potevano essere versatili per vari usi, sia dalla bevuta liscia che proprio dall'utilizzo nei drink. Infatti spaziamo molto anche come gusti, ecco. Siamo legati alla tradizione, ma non troppo, perché spaziamo un po' a 360 gradi anche con botaniche provenienti da tutto il mondo. Scusa Giacomo, ti interrompo proprio un secondo. Io ricordo ancora, forse un anno e mezzo fa, no? Quando ero entrato in un locale dove stavi lavorando, sì. E ho detto, prova a assaggiare questa cosa, ci sto lavorando e sì. Lo sto facendo in maniera naturale. E appunto ricordo che la ricerca è partita effettivamente un bel po' di tempo fa, sì. No? Per poi arrivare, sì. Come si diceva anche con Raffaele e gli altri, a finalizzare il prodotto con tempo e lavoro. Sì, certo, la ricerca è partita molto tempo fa. Anch'io come Raffaele ho prodotto e venduto ovviamente nei locali dove lavoravo in modo un po' illegale, giustamente. E... No, adesso siamo tutti a posto, quindi non è più un problema. Adesso siamo tutti a posto e noi cerchiamo abbiamo pensato di creare una linea che ricopre praticamente tutto il mondo della liquoristica, quindi adesso faremo un liquore al caffè, un liquore al tè. Abbiamo iniziato a lavorare anche noi su un vermouth, però un vermouth base Recciotto che fa un'ossidazione parziale, quindi una cosa differente, legata ancora di più al territorio veronese. E poi ci sarà questo ampliamento di linea, giusto ad avere una decina di prodotti che completi praticamente tutto quello che serve all'operatore nel settore bartending, ecco. Wow, fantastico. Quindi attualmente a quanti prodotti siete? Allora, con i prossimi mesi arriveremo a 10, 5 in Alchimia e 5 in Caput Mundi, dove avremo praticamente tutto quello che è necessario su un banco bar in generale, ecco. Quindi siamo con i prodotti. A divertirsi con, diciamo, con, sì, nuove cose. Ok. No, la cosa è molto bella perché ci piace, a noi bartender piace tanto fare homemade, un sacco di homemade, no? Un sacco di preparazioni particolari, strane, ed effettivamente a volte parlo anche per chi si approccia magari anche ai corsi di bartending, che subito vogliono provare a fare, no? Sono molto interessati e esaltati nel fare nuove preparazioni. La cosa che mi piace dirgli ogni tanto è: fermatevi un attimino e cercate sul territorio, perché sicuramente troverete dei prodotti già fatti, già studiati da persone che hanno molta esperienza più di voi e che possono darvi veramente un parco giochi molto grande su cui lavorare. Quindi è bello che oggi nel territorio, visto che si cerca sempre giustamente, no, dobbiamo giustamente, si cerca sempre oltreoceano, no?
cerca sempre il mezcal figo, si cerca sempre il gin figo che arriva dall'Australia, si cerca, quando tante volte effettivamente proprio nel nostro territorio abbiamo delle chicche che da voi rappresentate, che parlano di territorio, e quindi perché non utilizzare questi prodotti per far sì che Verona parli di Verona. Insomma, secondo me è un obiettivo molto interessante, e che mi sono buttato nella zucca e voglio portare avanti in maniera bella, bella massiccia. E sono sicuro che col vostro aiuto si può fare veramente tanto. Col vostro aiuto e poi anche di tanti altri che ovviamente oggi magari non sono presenti, ma che avremmo anche il piacere di presentare. Quindi Giacomo, grazie anche a te, veramente. Grazie. Per insomma la tua esperienza, quello che ci hai raccontato, e quindi a questo punto siamo all'alchimista, no? Siamo arrivati a chi effettivamente poi mette mano proprio sugli strumenti, e quindi Alessandro, ciao. Zona B, quindi vai, raccontaci di te. Ciao a tutti, alcuni di voi ci conosciamo già, con alcuni di voi collaboriamo, alcuni ci siamo incontrati al bar. Io mi chiamo Alessandro. Mi sono reso conto adesso parlando che in realtà io ho aperto l'attività recentemente, perché sono partito con la prima produzione a luglio dell'anno scorso. In realtà però nella mia testa la distilleria era già in cantiere 6 anni fa. E tra l'altro il piccolo aneddoto che volevo raccontarti, Andrea, che il mio primo approccio con il gin italiano era un Sartini, e è stato proprio nel locale che adesso è di vostra proprietà, ma si chiamava così, e quindi dopo quella sera ho capito insomma che c'era un mondo da scoprire, e dopo una settimana avevo già un piccolo alambico e ho iniziato subito a sperimentare in maniera, come dicevamo prima, non proprio legale, anche se adesso siamo tutti lo ripetiamo, dobbiamo cambiare titolo di questa, no, di questa intervista. adesso legali, no dai, l'alambico era comunque sotto i 2 litri, quindi a livello legislativo era a posto comunque. Okay, ecco, dai. Io comunque ho un passato da birraio, vengo dal mondo delle fermentazioni, perché ho lavorato come produzione proprio in noto birrificio veronese, e diciamo che ad un certo punto ho sentito la necessità di concentrare il grado alcolico e iniziare quella che è la mia attuale avventura, coniugando appunto la passione che ho sempre avuto per le erbe, per le botaniche, alla distillazione, alla produzione. Cosa che trasversa dei miei genitori, nel senso proprio la produzione, il fatto di produrre qualcosa, di costruire, di fare, è una cosa che mi ha trasmesso mio padre. Io ho iniziato a lavorare abbastanza presto, ho finito i miei studi, però ho sempre lavorato, sempre in maniera artigianale, ecco. E Zona B è una distilleria. È un opificio, in realtà è un ibrido tra un opificio, quindi un liquorificio, e una distilleria vera e propria. Produciamo il nostro core, comunque London Dry Gin, questo prodotto si chiama Terpeni. È un prodotto che probabilmente, mi rendo conto, un po' controcorrente, nel senso che non ho voluto appositamente legarlo al territorio o ad una botanica, perché questo è il nostro prodotto classico, nel senso è una bevuta molto semplice, molto versatile, è una bottiglia che verrà a breve affiancata da altre, e quindi avrò modo di sperimentare non tanto un territorio, ma dei sapori, dei ricordi, degli aromi, dei viaggi, ad esempio, particolari. E, per ora appunto solo questo,
La distilleria comunque lavora anche con terzi, come diceva prima Raffaele, quindi vedo la distilleria proprio come un luogo anche di scambio di idee, di condivisione, tra l'altro un posto che si presta anche a qualche evento che a breve farò quando la temperatura lo permetterà, perché per ora insomma è un po' freschino. E comunque sì, produciamo London Dry Gin, ma non solo, come opificio insomma possiamo produrre anche liquori, amari e cose del genere. Il gin basket che vedete qui al mio fianco l'ho voluto così generoso e capiente per poter distillare anche in corrente di vapore una quantità insomma importante anche di erbe, quindi liquori, liquori distillati, alcolati, liquori distillati. Ecco. Interessante. Ma quindi Alessandro, se qualcuno volesse anche fare una visita anche a livello, chiamiamolo didattico, non so, ci hai pensato, è una cosa, sì, una sì, cosa sì. Fattibile, no? Sì, 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 assolutamente sì. Anzi, mi piacerebbe insomma condividere lo spazio anche con ecco, io non vengo dal mondo della mixology, nel senso che non sono mai stato dietro un bancone, infatti, davanti sì, però davanti sì davanti sì, il mio approccio è proprio quello del produttivo più che del fruitore, però appunto lo spazio è da condividere assolutamente. Mi piacerebbe anche organizzare, se a qualcuno di voi interessa, delle masterclass, sia sulla distillazione ma anche sulla miscelazione. Quindi insomma sono aperto a mille collaborazioni. Ragazzi, palla al centro, Alessandro ha sganciato la bomba. E mi sono giocato le mie carte. Appena spegniamo tutte le carte. Allora, Alessandro, domani... No, bene, no, anzi, guarda. Bello perché effettivamente anche con il tuo progetto, la tua esperienza, hai dato modo a chi? Cioè a Verona, non dico non solo Verona, oggi interessiamo Verona, insomma il territorio, di imparare qualcosa su quello che è il mondo della distillazione. Quindi tu sei partito con un primo prodotto, ne fai anche per altri, quindi una domanda così, qual è la richiesta strana che una persona ti fa? Quindi io vorrei fare un prodotto, no? E poi cioè, c'è un progetto nella maggior parte delle volte o ti danno carta bianca? Ma allora, io mi baso molto sulle sensazioni, nel senso, come ti dicevo prima, mi piace pensare che una persona possa venire e dirmi: guarda, io ho fatto un viaggio in Asia, sono rimasto affascinato da un determinato luogo, un determinato profumo, e da lì per me è già un punto di partenza. Ad esempio, avevo in mente, era una ricetta che stavo studiando, che ho fatto assaggiare ed è pure piaciuta, però poi mi sono perso un po' in altre cose. Però è un gin con all'interno, ci sono già dei compound, ma con all'interno il rafano, che è un ingrediente legato comunque al territorio e molto abbinabile alla cucina veneta, ad esempio. E ecco, per adesso ingredienti troppo strani non ne ho ancora richieste, troppo ancora... strani, ancora state, però tanto arriveranno, non preoccuparti. Però sono delle belle sfide che insomma ci sto, certo, sono stimolanti, no? Assolutamente. Fantastico, grazie Alessandro. E sì. Domanda spot, che siamo, la regia mi dice taglia. Domanda spot così, Elisa, in poche parole, come vedi anche il territorio, no? Il territorio veronese per quello che riguarda il mondo della miscelazione? Vedi come vedi? Come ci vedi? Allora, risposta spot, perché tutti sanno che mi sto miscelando. Io guardo comunque dal di là del bancone, ovviamente. Proprio per quello l'ho chiesto a te. È un territorio importante. Una crescita dove c'è un riguardo importante all'eccellenza,
dove appunto anche il modo di bere si sta evolvendo in maniera, diciamo, che ti sentiamo un po' male, bisogna alzare un po' la voce. Parlo un po' più forte? Sì, beh, grazie. No, stavo dicendo che io vedo il mondo della miscelazione veronese che si sta orientando sempre più verso l'eccellenza, quindi sta crescendo, e quindi questo fa bene a tutti, nel senso che comunque è un bere che comunque si sta elevando, e credo che appunto ci sia una concentrazione importante, anche si sta creando una concentrazione importante anche di locali molto interessanti, e in particolare come in questo caso a Raffaele, che comunque ha cambiato completamente lo scenario veronese, e credo che insieme ad altri comunque stia facendo un lavoro meraviglioso e insomma sta portando Verona veramente in alto. E sicuramente sono molti di consumo diversi che vedo che stanno concentrando, cioè sicuramente l'aperitivo, perché siamo italiani, non pensiamo che in Norvegia ci sia l'aperitivo, cioè non so neanche cos'è l'aperitivo, cioè guardando anche un po' più in là rispetto a noi, non c'è l'aperitivo, è un concetto italiano, però proprio questo aperitivo sta varcando i confini nazionali, sta contagiando il mondo. E penso che il Veneto, lo dico in maniera molto proud, abbia fatto tanto, ed è bello vedere anche queste tante persone che si muovono intorno al bere bene, con tutto quello che vuol dire il sacrificio per far bere bene. Chiaro, fantastico. Grazie Elisa, mi sembra un messaggio molto bello, e tutti, diciamo, tutte le attività di Verona che sono nell'ambito della miscelazione stanno, come chi ha iniziato per primo, quindi magari tu e anche Raffaele, è stato ovviamente ispirazione per gli altri che poi hanno iniziato a fare cose molto belle anche loro, e la cosa che ci auguriamo è anche che effettivamente questo succeda nel mondo della miscelazione, ma sempre per valorizzare quello che è la città e il territorio, perché poi il motivo è quello, ecco. Quindi grazie mille. Rafa, una domanda al volo, poi siamo in chiusura per motivi ovviamente di tempistiche. Difficoltà riscontrate proprio nell'upgrade, quindi nell'aumentare anche i volumi, il volume. Ma allora, difficoltà in più fronti assolutamente. Allora, in primis imparare il linguaggio della logistica, che ho scoperto essere un lavoro intenso, difficile e proprio a parte. Quindi meglio si impara quel linguaggio e più va veloce tutto quanto, perché gli operatori comunque sono persone che hanno del mondo della logistica molto da fare. Le merci sono tante che devono passare di qua e di là, e più si aumenta il volume, più contatti si hanno. Il mondo della logistica non è facilissimo. Per ciò che riguarda la produzione, in questi periodi, negli ultimi 2 anni, sicuramente l'accaparramento e l'approvvigionamento per ciò che riguarda le materie prime, quindi bottiglie di vetro, etichette, quindi diciamo che con una pianificazione di produzione più attenta sicuramente si riescono a risolvere un po' di questi problemi. L'anno scorso c'erano dinamiche che erano un po' fuori controllo, noi ne stiamo pagando le conseguenze adesso, che siamo in ritardo sulla produzione di un mese qualcosa, però veramente un ritardo che non possiamo imputare al nostro produttore, ma le bottiglie all'inizio anno si raccolgono e quello succede, si deve aspettare. È stato un problema per tutti. Esatto, è stato un problema per tutti, però in generale è un problema che ci ha insegnato a dover pianificare meglio. La produzione, anche per poi avere degli slot, dei lotti sempre pronti per salvaguardare i nostri mercati, di modo di avere sempre uno stock presente, anche se in minima quantità, e non andare mai in rottura di stock, che è un'opportunità per qualsiasi altra azienda per prendere il tuo account, diciamo, ecco, detto così in maniera proprio papale, ecco. No, una volta che hai posizionamento, è sempre conveniente essere lì.
E poi, beh, sicuramente tutta la parte qualitativa, ça va sans dire, bisogna fare un prodotto che sia costante. Quello si può fare dall'inizio avendo delle ricette ben scalabili, ovviamente. Quello sicuramente aiuta, e quindi bisogna già partire con una dose un po' più realistica. In questo Federico Ricatto non è stato molto utile, perché avevamo già studiato una ricetta totalmente scalabile in qualsiasi quantità, mantenendo lo stesso processo produttivo, ecco. Quindi noi produrne tot, produrne 10 volte tanto, il prodotto è sempre quello. Abbiamo le tempistiche ovviamente finali degli imbottigliamenti, c'è la mano d'opera, proprio gli orari e quant'altro, la tempistica della mano d'opera. Sì, questi okay. Sono secondo me per noi i più grandi problemi al momento, ecco, però mille altre okay. Ce ne avremo. Beh, vabbè, ma quelli sono sempre in agguato, ovviamente. La rottura di stock ci sono state per i big, quindi diciamo personalmente sì. Per tutti, però hai dato un consiglio fantastico, che è quello appunto di avere una riserva proprio per sì. Andare a parare il colpo quando serve. Filippo, Francesco, Giacomo, chi dovesse iniziare, chi ha un progetto di una startup, quale potrebbe essere il vostro consiglio per partire in maniera corretta? Ok, visto che siete tra ovviamente i più giovani, vi siete imbattuti da poco magari nei problemi, che non so, insomma, anch'io ho aperto un opificio e ho avuto un sacco di problemi a livello burocratico proprio per ottenere la licenza. Voi avete qualche consiglio per fare un doppio passo e velocizzare le cose? Allora, il primo è fare un salto a Medjugorje in anticipo, che non guasta. Perché, come diceva Raffaele, ci sono un pochettino di problemi. Ogni giorno viene fuori uno, quindi devi armarti di pazienza e trasformarti in un problem solver, no? Perché ogni giorno ne viene fuori uno, a parte le battute. E studiare tanto, perché secondo... Arrivare con le idee chiare. Sì, oltre a quello, però anche legarsi veramente a un qualcosa che sia concreto e non solo, diciamo, marketing o commerciale. Questo è quello che poi dopo, credo che sia un po' la nostra filosofia, no? Perché c'è tanta concorrenza, questo è un bene, però c'è anche tanta poca qualità, ecco. Quindi ci guadagniamo tutti quanti se si alza la tutela, in generale. A livello organizzativo diciamo che le difficoltà sono tante, ma sono tutte quante, come dire, affrontabili. Per noi, ad esempio, una delle difficoltà più grosse è stata quella di avere un magazzino, come dire, che fosse organizzato con tutte quante le varie, come dire, gli aspetti di legge, ovviamente, e quello forse è la difficoltà più grossa, quella di stoccare il materiale in maniera congrua, che è proprio un punto di base di chi vuole vendere prodotti come i nostri. Poi a livello di licenze, eccetera, eccetera, diciamo che le lungaggini burocratiche sono note a tutti quanti, però diciamo che poi alla fine se ne viene a capo in qualche maniera. Sì. Prima o poi. Grazie mille. Giacomo, qualche consiglio? Sì, allora, noi abbiamo riscontrato alcuni problemi con l'ASL, perché il nostro iter per prendere la licenza è stato veramente lungo. È stato di un anno e mezzo, quasi due. Quindi a chi si approccia a questo mondo consiglio di farlo per tempo. Per tempo. Perché poi l'iter, che tutto il contorno è veramente abbastanza lungo. E come ha detto Raffa, anche noi a volte, facendo micro lotti, stiamo risolvendo il problema della rottura di stock, che è causata anche dalla distilleria che ci fornisce l'alcol di partenza per noi, ecco, che prendiamo l'alcol in conto terzi, e una volta ogni due mesi anche loro sono praticamente in una bolla e non riescono a fornire la materia prima. E altri problemi non ne riscontriamo ad ora di particolari, quindi speriamo che
Ci sarà modo diventando più grandi, diventando più performanti, ovviamente. Piano piano si affrontano le cose passo per passo e, insomma, chi ha la testa dura ne viene fuori. E secondo me qua di teste dure ce ne sono parecchie. Ragazzi, che dire, io vi ringrazio per questa oretta, è stato veramente bello, interessante, ma immagino che lo sia, insomma, anche per chi poi andrà ad ascoltare, vedere questa intervista, chiamiamola così. Quindi vi ringrazio per il vostro tempo, che è sempre pochissimo e super impegnato. Quindi Giacomo di Capomondi, Alessandro, Zona B, Raffaele, Volume Primo, Elisa di Cuore delle Sirene, Filippo e Francesco, Antac, Uviareante, giusto? Giusto. Entrambi. E io vi dico grazie di nuovo, ovviamente vi aspetto a Vinitaly, perché si creano connessioni, come diceva prima anche Raffaele, ma immagino ovviamente che qualcuno di voi sarà anche presente, quindi anche nell'area Mixology, quindi io vi aspetto e vi ringrazio, vi auguro una buona giornata e un buon lavoro a tutti quanti. Grazie mille. Avanti a spingere il territorio, ragazzi. Sempre. Grazie ragazzi, grazie mille. Buona giornata. Ciao a tutti. Ciao.